Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminata la gara tra l'Audace Cerignola e l'Audace Barletta, vinta dai padroni di casa 10-0. Siamo in compagnia del mister dell'Audace, Massimo Gallo. Mister, venivate da una lunga sosta dopo le festività pasquali, la squadra ha risposto abbondantemente presente oggi. Eh sì, anche perché nelle festività pasquali non abbiamo mollato, abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, anche perché ci dovevamo preparare per la finale di Coppa Puglia, che poi è stata posticipata, data da destinarsi, e quindi il nostro lavoro non si è fermato assolutamente, anzi è aumentata la nostra concentrazione e oggi il risultato si è visto. 10-0, partita chiusa praticamente già alla fine del primo tempo, ecco, come si fanno a trovare gli stimoli per giocare partite come quella di oggi? No, la cosa positiva è proprio questa, nel senso che i ragazzi, nonostante tutto, avevamo fatto già il primo tempo, avevamo chiuso con 5-6 gol a zero, hanno continuato a giocare, quindi è la cosa giusta che devono fare. Per la conquista di questo campionato ormai manca solamente l'aritmetica, certezza. La stiamo aspettando tutti, però diciamo arriverà sicuramente. Adesso il prossimo obiettivo sarà sicuramente la finale di Coppa, un altro traguardo importante per questa Audace. No, il prossimo obiettivo è la partita a Rocchetta Sant'Antonio. Poi, a meno che non ci fanno giocare la partita già giovedì con la Coppa, e sarà la Coppa. Però il primo obiettivo è quello della partita successiva, quindi dipende se Coppa oppure campionato. Poi si pensa al resto. Mister, anche le squadre giovanili stanno facendo un ottimo figurone, ieri la Juniores ha vinto 5-0, i giovanissimi e gli allievi hanno ben figurato nel torneo di Pisa, ecco un suo giudizio? Beh, questo significa che si sta lavorando bene anche nel settore giovanile, ma che dovrebbe essere la prima cosa, la base per un futuro, quindi se vengono questi risultati significa che bisogna lavorare e da qui far uscire dei ragazzi che poi possano ambire ad arrivare in prima squadra. Adesso anche un altro degli obiettivi è quello sicuramente di lanciare qualche under in prima squadra in vista dell'anno prossimo. Sicuramente, naturalmente loro devono fare prima il loro percorso, quindi naturalmente ora ci avranno ancora altre partite da fare, poi naturalmente sicuramente prenderemo qualcuno dei più interessanti, portarli in prima squadra e farli già ambientare, farli capire come bisogna lavorare nella prima squadra. Per chiudere, dopo questo 10-0, l'umore sicuramente alle stelle, un campionato quasi chiuso, come preparerete la trasferta di Rocchetta? Allo stesso modo, sempre concentrandoci al massimo, non tralasciamo sicuramente niente, e queste sono le cose fondamentali, ma soprattutto la testa, il lavoro è la testa, la concentrazione, quella che oggi i ragazzi hanno dimostrato nuovamente sin dal primo istante. Ok, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Siamo con Jacopo Cirulli, portiere under, oggi titolare dell'Audace. Jacopo, una vittoria rotondissima, 10-0, raccontaci un po' l'umore dello spogliatoio. C'è grande entusiasmo, anche perché vittoria rotonda sì per 10-0, ci ha consentito anche, sembra di aver aumentato il vantaggio sulla nostra diretta inseguitrice, il San Marco, che ha pareggiato 1-1 su un campo ostico come quello dell'Altamura. Sì, appunto, avete aumentato il vantaggio, campionato ormai chiuso. Bisogna sempre tenere alta l'attenzione nonostante sia successo quello che è successo oggi, e noi la terremo alta. Che emozione è stata per te oggi giocare titolare qui al Monterisi? Beh, giocare titolare davanti a questo pubblico è sempre molto importante, soprattutto per un ragazzo giovane come me, per fare esperienza. Qual è il tuo obiettivo per questo finale di stagione e per la tua carriera? Beh, mettere da parte sempre più presenze, quindi aumentare la mia esperienza come ho già detto e portare a casa più trofei possibili, quindi anche per quanto riguarda la Coppa Italia e la Coppa Puglia. Un weekend da incorniciare per te, ieri una vittoria importante con la Juniores 5-0, oggi titolare 10-0, insomma un weekend importante. Sì, soprattutto per me, quindi per il mio ruolo, per l'essere portiere, non aver preso gol in due partite e aver messo in cassaforte diversi gol che hanno aumentato la differenza reti, diciamo. Ok, grazie Jacopo, complimenti.